Ciao amici, eccoci di nuovo con un impasto collettivo fatto insieme con gli amici del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, sotto la guida di Rosa Di Fonso, che ne è l'amministratrice. Bene, vi ho messo tutte le dosi in descrizione. Come vedete, cioè, questo pane si fa con i ligoli, però chi non ce l'ha può usare la pasta madre 20 grammi. E fare il rinfresco come si fa per i ligoli, cosa che ho fatto anch'io non avendo i ligoli. Quindi ho messo 20 grammi di pasta madre, 20 di farina e 20 acqua e ho aspettato fino a che non si formavano le bollicine. Ok, procediamo adesso all'impasto. Sciogliamo i ligoli dentro l'acqua, dentro un po' d'acqua. La farina, io ho usato la 0, 13 proteine e la farina di tipo 1. Qui adesso ce l'ho divise, però potete anche miscelarle. Ecco, le mettiamo insieme. E procediamo ad impastare. Versiamo poi l'acqua e il sale. Bene, io sto seguendo come tutti gli amici che partecipano all'impasto collettivo tutte le indicazioni che Rosa ci dà sul gruppo. Quindi seguiamo proprio passo per passo come fare questo pane croccante. E poi più in là vi metterò anche i video che finalmente sono riuscita ad inserire, qualche piccolo video dell'esecuzione che farà Rosa per creare questo pane. E alla fine troverete anche un po' di foto, dico sempre un po' perché non riesco a metterle tutte anche perché è un lavorone, quindi le prime che arrivano le scarico e poi le inserisco. Bene, adesso così impastiamo un pochino velocemente, così, e poi ci prepariamo. Io ho già preparato una ciotola unta per versarci l'impasto. Come trovate scritto nelle descrizioni, adesso bisogna procedere per fare 3 giri di pieghe con intervallo di 30 minuti. Ecco, questo è l'impasto che sta facendo Rosa. Ok. E qui iniziamo. Iniziamo a fare il primo giro di pieghe. Io adesso devo cambiare ciotola perché con questa non mi trovo, troppo stretta giù. Nell'intervallo copriamo la ciotola, la copriamo ermeticamente. Io ho messo la pellicola, però se avete un coperchio che aderisce bene. Ecco qua, questo è il secondo giro. Come vedete, l'impasto sta prendendo consistenza. Ok. Bene. Una volta finito il giro di pieghe, il terzo giro, copriamo bene la ciotola. E mettiamo in frigorifero. Io l'ho messo in frigo e l'ho tirato fuori la mattina. Ecco qua, questo è l'impasto di Rosa. Guardate com'è bello bolloso la mattina, vedete? Ecco il suo videoclip. Bene, molto bello, bolloso.
Questo è quello di Giulia. Ho preso qualche foto a caso, eh. Questo è il mio, non è molto bolloso, però poi vediamo il risultato. Eccolo qua. Sì, qualche bolla si vede, eh. Questo perché non ho usato ligoli, ma l'ho fatto lì per lì. Però poi vedremo il risultato. Adesso vi faccio vedere un attimo come lo verso, ma solo un attimo perché poi ci vediamo. Il videoclip di Rosa, dell'esecuzione della formatura. Ok, vedete, è morbidissimo, eh? Lo arrotolo un pochino. Diciamo che ho avuto un po' paura ad arrotolarlo come ha fatto Rosa. Pensavo che si sarebbe smontato, invece vedete, delicatamente bisognerebbe arrotolarlo e allungare un pochino di più il filone, eh? Io ho fatto proprio una cosa breve. Eccoli qua, li ho preparati su carta forno, infarinato, e adesso ci vediamo rosa. Bravissima, vedete come delicatamente fa una sorta di pieghe, ci spolvera la farina sopra, poi lo divide, bello, molto bello, guardate, sembra vivo. Una bolla stupenda, piano piano. Bravissima Rosa, veramente brava. Ecco, vedete, lei lo arrotola delicatamente, senza fare tanta pressione. Ok, così lo rigira anche. Eh sì, io ho avuto un po' paura, sì. Ma devo riprovare a fare come lei. Ok. Ed ecco qua i filoni di rosa pronti per infornare. Ora vi metto qualche altra foto degli amici che stanno partecipando. Vi ricordo che stiamo facendo un impasto collettivo insieme al gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Ed ecco qua, per la cottura vi ho messo in descrizione i tempi, poi dipende molto dai vostri forni. Ascoltate, questo è il pane che ha tirato fuori Rosa. Ma che bello, croccante, ben cotto, bellissimo. Sì, devo dire che il mio lo dovevo tenere un pochino di più. Musica, maestro. Ah, stupendo, veramente stupendo. Wow. E che ci mettiamo dentro Rosa, dentro questo pane? Vediamo un attimino. Vediamo con che cosa lo imbottisce Rosa. Bello. Mi sembra di sentire anche il profumo.
E beh, questa ci sta, la mortadella o mortazza dentro questo pane, magari ancora tiepido. Bene, questo è il mio. Ragazzi, come vedete, dovevo cuocere un pochino, un'anticchia di più, però il risultato è bello, come potete vedere, è anche buonissimo. Io ho usato la farina 0 e tipo 1, c'è cioè invece chi ha messo l'integrale, chi ha messo altri tipi di farina. Ecco qua. Adesso di seguito, come vi ho detto, trovate le foto, qualche foto di qualche amica. Spero che il video vi sia piaciuto. Magari lo rifacciamo questo pane, che ne dite? E naturalmente un grazie a Rosa che ci ha proposto questa ricetta e ci ha seguito con tanta pazienza. Ciao amici, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!